Odio. Non c'è solo quello, Achille. Io ho studiato la donna fino in fondo. Certo, appunto per questo. Più di Freud, più di Lacan, più di chiunque. E cos'è la gelosia? Lei che è stato un grande Otello. Allora, Finocchi, io no. Lei che è stato un grande Otello. Grande Otello, non Otello. E allora anche, lei che è stato... Certo. Vabbè, quella forse è la pagina da Grande Otello, come ora è stata proprio spettata dai mass media, dai giornali. Ma conosco il bene le donne. Ma lei che è stato in teatro un grandissimo Otello. Le donne vere mi adorano, ma le donne non sono donne. Donne vuol dire donne, come dice Lacan. Donne vuol dire rifiuto, rigetto. La Dacia Maraini impari, quando, prima di dire sciocchezze, donne vuol dire rifiutare. Ora dovrei andare alla signora Maraini a sentire il suo parere. Ma il suo parere è irrilevante. Lei è stato un Otello straordinario in teatro, tra le infatti altre, tanto. Due o tre. Sì, due o tre. Ma che cos'è la gelosia? Che cos'è l'amore? Che cos'è la gelosia? L'amore i è l'odio, sentimenti che muovono l'amore la è l'amore di Dio, è l'amore dell'amore, il nada, il San Juan della Cruz, di Teresa d'Avila, per amor della sierra, che lo fai? E lei dice, per amor della sierra, per l'amore della febbre. Ma... Io non sono ruffiano come Sant'Ignazio da Loyola, nemmeno come Blaise Pascal e nemmeno come Gian Segno, e non appartengo a Port Royal, appartengo ai Mastro Eckhart, appartengo ai Rusbrock, appartengo agli Occam, appartengo soprattutto a Juan de la Cruz o a Teresa d'Avila. I suoi rapporti con il prossimo sono sempre stati estremamente difficili. Non il prossimo, mi scusi. Il vabbè, prossimo diciamo è quello che noi suoi... odiamo di più, è quello del condominio, odia di più. Va bene. Gli interlocutori occasionali con i quali... Il prossimo è quello del più. Va bene. È che la gentaglia d'oggi, nella democrazia ripugnante, la ripeto, è oscena, nella Repubblica inqualificabile, va bene. E ne vedrete le conseguenze, ecco. Se non come si raccordi. Accade che queste persone... non siano all'altezza del loro stesso odio. Quello che mi separa dal condominio, io, lei ha visto, sono vivo appartato, fuori degli orti, però ho da fare, se casca un condominio, sono un condominio. Certo. Bene, ma non sono all'altezza del loro odio. Ora, e c'è una grande invidia, un grande disparo, le carte di chi loro ritengono superiore, mi chiami presidente. Quando mando qualcuno in mia vece, c'è un ingegnere che si improvvisa presidente del condominio per quell'assemblea di 9 ore, a posto del portiere che l'ha cacciato via, per giunta anche molto avari, molto tirchi. E ho mandato delle signore, mi ha detto anche mia moglie, detto, per favore, senta ingegnere, mi chiami presidente. Siamo a Via degli Adam, siccome le file si prostituiscono, le serbi anfilatre, e poi alla fine uno si innamora, si sposa e vuole sposarsi davvero, cioè, lui si degrada. I suoi rapporti, maestro, con lo Stabile di Roma non sono dei migliori, ha avuto dei problemi, ha speso mi pare anche una certa cifra per un'inserzione che 250 milioni lire. Lei? La mia società. Ha speso per attaccare... 250 milioni lire di filani traditi passati anche alla censura di Repubblica. Ecco, sommariamente, in quindi, poche parole, perché ce l'ha con lo Stabile di Roma?
Ecco, l'errore è questo, di credere che io ce l'abbia con lo stabile, col nuovo teatro di Roma, come lo chiamano, la festa dell'errorante. O meglio, questa conflittualità, come è nata? Non esiste questa conflittualità. Non ce l'ho col... Perché risponde il signor Cariglio? Non capisco. Perché mi offende. Perché io non ho mai... direttore artistico, scusi. Non è nemmeno un organo. Certo. Mi spiego? Oh, perché parla della mia biennale. La biennale vedremo come va a finire. E i giornali sono tutti diffidati. Esatto. E ora che vedranno come va a finire. E anche lì ha avuto un attacco per una spesa, sì, per quel miliardo e mezzo speso. Dove è speso? Non c'è mai stato sto miliardo e mezzo. Ecco, chiarisca. Mi sono dimesso, si è dimesso con lo Soschi prima di me. Dove mi sono dimesso io? Piano. Ma questo stato del miliardo e mezzo, lei ha avuto un miliardo e mezzo per uno spettacolo che poi non ha realizzato. Ma fare spettacolo? Film, ma questo non fa cose un video. False. Non è vero, l'ha fatto loro. E avranno querela e ce già ce l'hanno per averlo fatto. Piano, non è nata per fare spettacolini la Biennale di Venezia. Mi scusi. Ora che queste cause verranno vinte, perché io ho fatto ricorso al TAR, ricorso contro ricorso e denuncia la Corte dei Conti, loro hanno fatto una cosa che ora ritirano perché praticamente va archiviata, mi scusi. Dopo chiaramente devono aspettarsi il peggio, no? Perché la stampa continua sempre a farsi giudice a prioristico? Perché l'Italia nega quanto ha di meglio? Se Carmelo Bene in Russia, in America, in Cina, in Papuasia è considerato la gloria italiana, non ho capito perché l'Italia ci ha tanto a smentirlo. Sì, sì, certo. Questo perché... io non lo capisco. Mi scusi, parlo da manager, non lo capisco. Non parlo d'artista, l'arte mi fa schifo, mi ripugna, come ripugna la democrazia, la Repubblica e tutto quanto. Ma perché l'Italia ha paura? Di cosa hanno paura? Forse perché i geni sono sempre incompresi. Ma come, mi scusi, dobbiamo vendere fuori o no? Ma lei genio l'è diventato in questo paese? Ma anche, mi scusi, ma non è vero. Ma quale genio? No.